E adesso passiamo, andiamo avanti perché l'emozione cresce prima della votazione e passiamo a un'altra cosa che dunque abbiamo la fortuna di avere come altre volte qui con noi Fulvio Onze, che è non solo sindaco di Udine ma è presidente di Giona, l'Associazione Nazionale delle Città in Gioco, ed è un vero appassionato del gioco. Avevo scritto io il titolo del suo intervento, perché lui vuole sempre dimostrare che il gioco è una bella cosa, e avevo scritto il titolo ed era "Il gioco è bello", e lui me l'ha fatto correggere, non andava bene, mi ha fatto correggere "Il gioco è bellissimo". Qui c'è l'elastico, bene, ecco, allora chiaramente il gioco, perché è così, è una realtà riteniamo importante, proprio perché aiuta a coinvolgere. Allora, se qualcuno non vuole provare, vedete subito che la tana dei goblin ha provato immediatamente, no, però non svelarlo subito, è gioco, bene, allora questo è Ludobus. Allora, abbiamo fatto una ludoteca ed è diventato uno spazio importantissimo della città, proprio perché il gioco
come spesso dicono i fondatori anche di Giona. Giona, voi forse non potete ammirare, ma io ho la cravatta di Giona, che c'è tutto Valere, insomma, c'è anche Valere qui nella cioè, sì. E comunque il Giona era l'associazione delle città in gioco, fu fondata da tante personalità importanti una ventina di anni fa, c'era anche Dario De Toffoli all'epoca, e questa associazione Giona è un'associazione che riunisce un po' tutte le municipalità che credono e promuovono ludoteche. E in questo anche siamo affiliati a un'altra associazione che si chiama Ali per Giocare, che invece riunisce tutte le cooperative che lavorano nelle ludoteche private o che operano con il Ludus. Quindi c'è tutto un mondo, i vostri giochi, no, che voi inventate, poi di fatto diventano protagonisti in tantissimi momenti della nostra città e delle nostre città, delle nostre vite cittadine. E l'importanza del gioco sta proprio nel fatto che il gioco è esattamente come la matematica e come l'arte, è fine a se stesso, sì. E perché non ha assolutamente secondi fini e ha, diciamo, una cosa sulla quale io penso tutti voi converrete, ha questa caratteristica rispetto ad altre attività umane, perché nel gioco la moneta cattiva non scaccia mai la moneta buona, ma succede semmai il viceversa. E quindi il gioco è lo strumento, spesso, seppur fino a se stesso, che uno fa e poi dà eccellenti frutti. E noi l'abbiamo usato nella nostra città in tanti momenti difficili, ovviamente in momenti anche importanti sul piano politico, sul piano sociale, quando c'erano i presidi davanti, ricordo una delle prime volte, portammo il Ludobus in un presidio davanti a una fabbrica che chiudeva perché delocalizzava in Cina, però circa 800 persone perdevano il posto di lavoro, ci fu un forte presidio e lì che ci incontrammo io e Paolo Munini, appunto, con motivi diversi. Ebbene, abbiamo nelle nostre scuole dove ci sono contesti anche di pluralità, di lingue, di culture, che cosa si può usare effettivamente come dialogo? Il gioco, lì, in quei contesti dove magari nessuno dei bambini sa dire nella stessa lingua, posso andare in bagno perché tutti lo dicono una lingua diversa, e però lo stesso si riesce a trovare, a negoziare un lessico comune proprio attraverso il gioco. Quindi per noi il gioco è così importante che anche nella promozione degli stili di vita sani, no? Che è importantissimo, perché noi siamo, è vero che qui siete tutti giovani, però è una cosa bellissima, questa, che l'aspettativa di vita aumenta per tutti. Le coccinelle rosa, lui è così, cioè, questo era il grillo, mi sembrava veramente dal rumore, ma insomma, praticava. Bene, stavo dicendo che appunto abbiamo una popolazione, voi siete più giovani certamente, ma abbiamo una popolazione che comunque anche sta invecchiando, per fortuna, perché l'aspettativa di vita aumenta. Abbiamo, non so, a Udine siamo 100.000, infatti io mi candidai proprio come sindaco a Udine perché aveva 100.000 abitanti e allora mi venivano facili le percentuali, no? E quindi lì abbiamo il 25% dei nostri cittadini a più di 65 anni. Allora, voi capite che per me uno dei momenti più esaltanti è stato quando insieme anche a Dario abbiamo fatto un convegno sugli animatori delle case di riposo che affrontano il tema dell'animazione con tante persone che hanno un inizio o anche, diciamo, una conclamata demenza. Allora, vedere come la dimensione del gioco possa aiutare a stabilire delle relazioni che permettono di compensare a certi deficit o fisici o cognitivi attraverso quella dimensione emotiva, attraverso quella dimensione relazionale che porta con sé il gioco, voi capite che mi ha costretto a mettere un superlativo assoluto al titolo che mi aveva suggerito Dario, perché era talmente direi esaltante
immaginare quanto bene, quanta felicità potesse portare. Avevo visto in tanti esempi concreti quanta felicità può portare, quale possibilità ha il gioco nella sua anche elementarità di superare barriere e di farci sentire l'altro, di farci sentire l'altra persona nella piena, appunto, anche partecipazione, che ho detto, ma qui bisogna dire che è bellissimo. Ed è proprio con questo sentimento anche di bellezza che io sono qui, perché sono sicuro che ci saranno delle idee strepitose, poi, appunto, loro sono dei vulcani, quindi basta stare lì al riparo, perché poi sennò ci sono troppe idee, troppi stimoli, ma io tutte le volte che vengo qui da loro, dall'altra Venezia, saluto anche il presidente della municipalità, ecco laggiù, per le belle parole che ha usato, certamente nei confronti della mia città, però ecco, tutte le volte che io vengo a Venezia, e in particolare devo dire per il premio Archimede, torno sempre spiritualmente molto molto arricchito nella mia città, e immagino che lo stesso accadrà a tutti voi e certamente